di 16 settembre 2024 ben ritornati all'appuntamento con la regola della sostenibilità il nostro programma di approfondimento sui temi della sostenibilità appunto un concetto trasversale che eh, oggi tocca un po' tutte le aree della uh, nostra esistenza, quelle produttive, ma anche quelle del tempo libero, che comunque sono connesse ai uh, settori e alle aree produttive, insomma un discorso che è uh, strettamente legato al nostro fattore umano, sociale, economico e ovviamente anche Ambientale, e anche quest'anno, per tutta la stagione, ci occuperemo di questi temi attraverso interlocutori d'eccezione, eh, buone pratiche, casi di studio e anche eventi che sono tantissimi eh, a proprio a partire già. Da, uh, da questi giorni, vi ricordo per esempio la carovana dei ghiacciai di Lega Ambiente, di cui parleremo tra l'altro nel corso di questa puntata con Vanda Bonardo, responsabile nazionale Alpi Lega Ambiente e presidente Cipra Italia. E, um, Lega Ambiente che, tra l'altro, uh, tra non molti altri giorni darà il via anche a Puliamo. Il mondo ma noi vogliamo partire quest'anno eh, con la regola eh, della, sost della sostenibilità andando a fare un focus su quella che è l'agenda ONU 2030 lo faremo punto per punto con il professor Francesco Lenoci dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano professor Lenoci che è già in collegamento con noi e che ringrazio per la disponibilità Buongiorno prof, ben trovato. Buondì, grazie a voi. Sarà, sarà bello questo viaggio, prof, anche perché ci troviamo sostanzialmente a metà strada eh, rispetto alla meta fissata dall'agenda 2030, anzi il giro di Boa è già stato, è già stato fatto, mancano pochi più, poco più di 5 anni a 2030, quindi grazie al suo prezioso contributo andremo a vedere a che punto siamo. Ma per introdurci meglio all'argomento andiamo a vedere un video proprio eh, da prodotto dall'ONU. Nel settembre 2015 gli Stati membri dell'ONU hanno approvato l'Agenda 2030 con i suoi 17 obiettivi per uno sviluppo sostenibile. La Comunità internazionale ha inserito all'interno della stessa Agenda gli impegni presi a favore dello sviluppo sostenibile durante la conferenza ONU-Rio20 e il processo di rinnovamento degli obiettivi di sviluppo del millennio attuati tra il 2000 e il 2015. L'Agenda 2030 si distingue per essere universalmente valida e prevede 17 obiettivi riguardanti tutti i paesi coinvolti, con particolare attenzione alle popolazioni e ai paesi poveri del sud del mondo. Ciascun obiettivo può essere raggiunto solamente tenendo conto in egual misura delle tre dimensioni dello sviluppo sostenibile, ossia economica, sociale ed ecologica. Il carattere universale dell'Agenda 2030 rende necessaria una differenziazione di ciascuno dei 17 obiettivi per uno sviluppo sostenibile. All'attuazione dell'Agenda 2030 deve essere una responsabilità condivisa da tutti. L'adozione dell'Agenda 2030 rappresenta inoltre un passo avanti nel mondo di trattare e attuare lo sviluppo sostenibile. Cittadini, società civile, settore privato, comunità scientifica, cantoni e comuni, sono tanti gli attori che possono condividere competenze e interessi per raggiungere i 17 obiettivi per uno sviluppo sostenibile. La realizzazione di uno sviluppo sostenibile richiede un'ampia base finanziaria, risorse pubbliche, private, nazionali, internazionali. Un modo per creare sinergie e raccogliere fondi è la realizzazione di progetti che combinano finanziamenti pubblici e privati. Agire insieme per permettere a tutti una vita dignitosa. Molto bello questo video, che in soli pochi minuti, in un paio di minuti, ci ha riassunto, eh, ecco, in maniera eh, pressoché perfetta, quella che è l'agenda ONU 2030, quelli che sono i suoi obiettivi i suoi obiettivi, i suoi scopi, i mezzi per raggiungere la prof in questa prima puntata le chiederei solo qualche considerazione di carattere generale eh, perché come anticipavo andremo a fare un focus punto per punto su tutti e 17 gli obiettivi che l'agenda ONU fissa però ecco, credo sia importante partire con una premessa di carattere generale benissimo lo sviluppo può essere sostenibile o non sostenibile. È incredibile a dirsi, ma fino a poco tempo fa, cioè tutti questi discorsi hanno avuto inizio nel 72 con la conferenza di, Stoc di Stoccolma e il club di Roma. Cioè, fino a poco tempo fa, lo sviluppo è stato non sostenibile, in quanto basato su un processo che prevedeva quattro fasi: estrarre, produrre, usare, e gettare. Si chiama. Economia lineare è un'economia contro natura. La natura prevede che le risorse che nascono, crescono e muoiono ritornano alla Terra come nuove risorse per rigenerarsi a nuova vita. Il primo che ha capito questi discorsi nell'universo è stato San Francesco d'Assisi. Non per, nulla, stato... non per nulla, prof. La regola della sostenibilità ha un sottotitolo che è proprio quello da Francesco a Francesco per indicare ovviamente. Assolutamente sì. Questo... San Francesco era quello che diceva che l'acqua non andava inquinata, diceva che non bisogna recidere del tutto i rami dell'albero, diceva che bisognava lasciare libera una parte del terreno, aveva capito tutto. Uno dei suoi discepoli prediletti, Don Tonino Bello, l'ha seguito anche su quel percorso urlando la terra non l'abbiamo ricevuta in prestito, in eredità dei nostri padri, ma l'abbiamo ricevuta in prestito dei nostri figli. Se l'abbiamo ricevuta in prestito occorre restituirla. Per restituirla, migliorata, non basta più enunciare la speranza, ma occorre organizzarla. Ecco quindi che bisogna passare all'economia circolare, ecco quindi che bisogna passare allo sviluppo sostenibile. Che cos'è lo sviluppo sostenibile? In estrema sintesi, è soddisfare i bisogni dell'attuale generazione senza compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare i propri bisogni. Abbiamo visto che ci sono i 17 obiettivi. Io intanto quindi direi 17... proprio che... Che non ci poteva essere un'introduzione un migliore, anche con questa immagine che ci ha restituito, dell'economia che da lineare deve diventare circolare ecco. per essere sostenibile e per consentirci, come eh, giustamente diceva Don Tonino Bello, di poter consegnare il pianeta che abitiamo anche a chi verrà dopo in condizioni. Migliorato, migliorato. Ecco, e sì. quello è il punto: migliorato, non dobbiamo semplicemente restituirlo. Ecco. Allora, i 17 punti eh, li abbiamo prima eh, fatti scorrere, ho appena finito di correggere una tesi di laurea magistrale che riguarda vabbè, una società importante, quella società a questi 17 obiettivi ne aggiunge uno, che è l'obiettivo zero. L'obiettivo zero, quella società lo identifica con la necessità di diffondere il messaggio dei, degli obiettivi sostenibili, dello sviluppo sostenibile a tutti gli stakeholder. Ecco, quindi si è inventato un obiettivo zero, è quello che stiamo perseguendo in questo momento. Ricordiamo, diffondere... ricordiamo ai nostri amici telespettatori chi sono gli stakeholder, cosa sono gli stakeholder. Gli stakeholder sono eh, quelle entità che si interfacciano con l'impresa, quindi ad esempio i, i clienti, i fornitori, le banche, le istituzioni, le scuole, le università, eh, gli azionisti. Ecco, tutti quei, allora, tutti quei portatori di interesse che hanno a che fare con le aziende che ne innescano, ne influenzano le dinamiche, per cui sono pienamente, pienamente d'accordo anch'io, la sostenibilità deve essere circolare anche intesa in questo senso qua, assolutamente condivisa e partecipata da tutti. Prof, noi per questa prima puntata, ehm, il tempo per questa prima puntata sta giungendo al termine, io sono felice che abbiamo fatto... Questa doverosa e importante premessa uh di metodo anche perché come dicevamo poi di settimana in settimana punto per punto andremo ad analizzare anche se per sommi capi perché i tempi televisivi ovviamente sono quelli che sono tutti e 17 i punti dell'agenda ONU 2030 ecco che stiamo vedendo adesso in questa grafica molto chiara eh, il cui punto primo dice povertà zero che andremo ad evidenziare ad analizzare nella nostra prossima puntata per cui Prof, non mi rimane tempo per ora eh, che eh, di ringraziarti per la tua disponibilità, di cui siamo veramente molto grati, e eh, di darti appuntamento alla prossima puntata. Grazie. Allora ci ritroviamo, eh, Prof, fra eh, una settimana, intanto do la linea alla regia per la prima pausa pubblicitaria, noi ci ritroviamo tra pochissimo. E sono giorni molto intensi quelli che stiamo vivendo in preparazione alla festa di San Pio da Pietrelcina che celebreremo proprio lunedì prossimo. Per cui, devo correggere il tiro con il professor Lenoci, ci ritroveremo tra due lunedì. In questi giorni si è svolta a San Giovanni Rotondo anche il 35 Convegno nazionale dei gruppi di preghiera di Padre Pio e abbiamo avuto il privilegio di ospitare in questi studi e poi di intervistare Monsignor Domenico Sorrentino, vescovo di Assisi, nonché presidente di The Economy of Francesco. Andiamo a, a quindi a sentire attraverso la sua diretta testimonianza un resoconto della terza edizione della Summer School tenuta dai giovani economisti di tutto il mondo che lavorano insieme a Papa Francesco per un mondo migliore. Si è conclusa la terza edizione dell'International Summer School di, dei giovani economisti di The Economy of Francesco, di cui Monsignor Sorrentino è presidente. Eh, eccellenza, un breve, ehm, un breve consuntivo della Summer School e gli appuntamenti che vi aspettano. Devo dire che ne siamo felicissimi perché quei 50-60 giovani che c'erano, espressione di tutto il mondo, ci hanno dimostrato un entusiasmo, un'energia, una speranza e una volontà di andare avanti che sono veramente incredibili. E adesso aspettiamo che il Papa ci riceva il 25 di settembre perché abbiamo dato una uh, riorganizzazione ai nostri statuti per poter andare avanti e camminare nel tempo perché cose di questo tipo, che hanno già raccolto nel giro di pochi anni migliaia e migliaia di giovani nel mondo, hanno bisogno di essere ben organizzate per poter eh, avere la loro sostenibilità e naturalmente il loro futuro e il Papa ci darà i consigli suoi da Papa e noi li ascolteremo docilmente ha avuto un'intuizione grandissima quando ha detto che l'economia si cambia a partire dai giovani i giovani naturalmente per la loro età non ti fanno vedere il risultato domani mattina ma sono il futuro della società e anche dell'economia ecco, un momento storico ricco di contrasti e di conflitti come questi. Sappiamo che eh, non è semplice eh, trovare eh, la ricetta magica per risolvere tutti i problemi, ma senza dubbio si può tracciare un percorso. Qual è il percorso che i giovani di The Economy o Francesco stanno costruendo insieme a lei? Hanno firmato un patto con il Papa. E se si va a quei, quella diecina di punti che hanno firmato eh, si vede subito che è uno scenario totalmente diverso da quello che normalmente ci tocca vivere. Dico soltanto il primo di questi punti, eh, noi crediamo in un'economia di pace e non di guerra. E poi continuano, crediamo in un'economia che non si fondi sulla costruzione delle armi, anzi le aborrisca. E questo è il punto di partenza perché eh, la pace è il grande dono di Dio all'umanità. Quando non c'è pace, segno che abbiamo fatto spazio al divisore, a Satana. Ecco, purtroppo siamo in un mondo in cui Satana eh, se la sta spassando perché noi gli facciamo spazio in ogni modo. Lui è il divisore. Dio è l'unificatore e i ragazzi di Iconomio Francesco hanno il senso dell'unità, dell'armonia, perché eh, ce l'ha detto San Francesco, il Papa ce l'ha ricordato e ha laudato sì, tutto si tiene. E dunque abbiamo bisogno davvero di, di fare squadra, di fare squadra tra di noi umani, ma di fare squadra anche con le realtà del mondo. Il eh? frate Sole, Sola Luna, Sola Acqua, ecco, il mondo come noi lo vediamo, questo mondo purtroppo surriscaldato che ci ha fatto tanto soffrire eh, quest'estate, è un mondo che può essere aggiustato con l'aiuto di Dio. Abbiamo bisogno di energie fresche, giovanili, ma di diventare tutti anche un po' più giovani di, giovani, di mentalità per poter mettere mano alla ricostruzione e alla rivoluzione dell'amore in questo mondo. Ecco, ultima domanda, stiamo vivendo i giorni ot degli ottocentenari francescani, a 800 anni di distanza San Francesco è ancora un santo attualissimo, in grado anche lui ecco, di accompagnarci verso eh, una riscoperta dei valori indispensabili per poter cambiare le cose in meglio. San Francesco è giovanissimo, io lo vedo dal fatto che adesso lì nel santuario della spogliazione un altro giovane quindicenne sta facendo davvero miracoli portenti nel mondo e vedo che, che quando si parla di San Francesco noi lo possiamo declinare in termini di attualità, le cose che egli ha, ha vissuto, ha intravisto, ha, ha sentito e oggi sono ciò di cui abbiamo bisogno. Innanzitutto partendo da quelle più spirituali, abbiamo bisogno di Dio, ma di un Dio non soltanto così celebrato nelle nostre chiese, di un Dio del quotidiano, di un Dio che noi possiamo cantare anche quando eh, abbiamo gli occhi alla luce, al, ai colori, al, al verde. No? Il è il Dio dell'Altissimo Onnipotente, buon Signore, è Laudato Simi sì, Signore, con tutte le tue creature. L'anno del cantico che sta per venire e che non lo dimentichiamo è stato composto in parte a San Damiano fino a Madre Terra e in parte al Vescovado per quello che riguarda il mondo umano, eh? il perdono e la morte Beh, eh, San Francesco ci dice che ogni passo che diamo può essere un passo fatto con Dio dunque una preghiera che può essere fatta nell'epoca in cui eh, siamo nelle macchine, siamo nel movimento continuo mm, si fa nelle chiese quando dobbiamo pure avere la nostra pausa settimanale e, e magari quotidiana ma si fa dappertutto, mi alzo e canto e questa è la preghiera cristiana. San Francesco grande maestro di preghiera ma poi grande maestro di, di solidarietà, eh, si fa povero con i poveri, non è possibile avere davanti ai nostri occhi e rassegnarci a un mondo in cui un pugno di persone hanno in mano la ricchezza mondiale e... Ancora milioni e milioni di altre persone non hanno il minimo eh, necessario per vivere. Questo è davvero uno scandalo insopportabile nell'epoca della tecnologia così eh, raffinata. Ci facciamo queste interviste andando in tutto il mondo, non riusciamo a mandare un pane e un lavoro in tutto il mondo. È uno scandalo insopportabile, è una contraddizione. San Francesco si fa povero con i poveri per essere come Gesù da loro parte. E poi tutto il resto che sappiamo, è l'uomo del dialogo, è l'uomo della semplicità. È, 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 è l'uomo che ci aiuta a, ad essere disarmati dentro prima che fuori, perché è, è, è il rapporto che si deve ricostituire, si deve sanare. Io ho bisogno quando ti, ti guardo di non vederti come un concorrente, ma di vederti come un fratello, la tua gioia deve essere la mia. San Francesco è tutto questo, ma mi dite voi che, eh, quale è più grande attualità? Ne abbiamo proprio bisogno. Grazie mille, eccellenza. Bellissima l'intervista realizzata con Monsignor Domenico Sorrentino, ricca di spunti e di significato, ma in questa altrettanto bella prima puntata della nuova stagione della regola della sostenibilità in cui stiamo trovando tanti amici importanti, ritroviamo anche alcuni amici fondamentali. Sono Uh, le donne e gli uomini della comunità Laudato Si sì, di San Giovanni Rotondo che ci hanno accompagnato lungo tutto l'arco della stagione precedente e in loro rappresentanza è collegata con noi oggi Maristella Alemanno. Buongiorno Maristella. Buongiorno, ecco vedete sono in una location insolita. Sì. Buon saluti a tutti, ben... bentornati a questa nuova stagione della regola della sostenibilità. Vedete io sono in una cucina, sto ancora sistemando le ultime cose eh, prima di tornare al lavoro e di tornare con voi. Siamo contenti che anche quest'anno vi possiamo accompagnare, eh, abbiamo preparato, stiamo preparando tante... Eh, tante puntate eh, tenendo il focus sulla Laudato sì, perché quest'anno ricorrono addirittura dieci anni da quando è stata pubblicata. Quindi vogliamo che come noi tanti la scoprano, tanti eh, la, la apprezzino, perché è, è veramente un documento epocale sul quale il Papa torna, è tornato con la Laudato Ideo, no? eh, quello è il documento eh, principale, quello da cui è partito. Quindi siamo, siamo contenti di stare ancora una volta con voi, vi ringraziamo Padre Pio TV per questa possibilità. E niente, ci, ci, vediamo, ci vediamo presto. Avrete, non vi dico tutte le cose che potremo fare quest'anno, che vi potremo far vedere o dove possiamo accompagnarvi. e Ci sforzeremo di, di rendere questo nostro spazio sempre più colorato e sempre più, eh, più bello, più laudato sì, perché per poter lodare il Signore con il creato e con, e con, tutte, con, con tutte le creature appunto. Ecco Maristella, intanto... Grazie. Complimenti per l'energia di sempre perché per noi è una garanzia e grazie davvero per questa rinnovata disponibilità a camminare insieme anche quest'anno lungo le strade della sostenibilità. Ci sono Tante cose da dire, tanti argomenti da trattare, da approfondire, alcuni altri da rispolverare nella prima parte del programma. Quest'anno andremo punto per punto ad analizzare l'agenda 12030 per capire a che punto siamo e come dicevi, giustamente tu, abbiamo anche una importante enciclica di Papa Francesco da andare a rispolverare, da andare ad approfondire, lo faremo appunto grazie a voi e al vostro prezioso contributo. Prima di salutarci però, Maristella, ti vorrei chiedere di ricordare a tutti i nostri cari amici telespettatori che cosa sono le comunità Laudato Si, come operano, come interagiscono. E ecco, quindi ti lascio qualche minuto certo. per ricordarcelo. Certo, certo, lo faccio molto volentieri. Le comunità Laudato Si sono un'esperienza eh, che nasce in Italia eh, per opera del Vescovo, del dell'allora, Vescovo di Rieti, che è eh, Monsignor, adesso, eh, non, mi ricordo, non mi viene il nome, il Vescovo di Rieti comunque è, è Carlo Pedrini, che è il, il fondatore di Slofur. E questa esperienza viene poi mandata, viene poi estesa a tutta, tutta l'Italia e nascono eh, proprio su tutto il territorio nazionale delle esperienze che si ispirano all'enciclica, però sono fortemente eh, legate al territorio mh, locale alla, e quindi fanno rete con le istituzioni locali, si sforzano di portare il messaggio dell'enciclica che è appunto la cura del, dei poveri e la cura della terra il grido dei poveri e il grido della terra sono un unico grido, dice il Papa nell'enciclica per cui le comunità, l'ho usato sì in tutta, in tutta Italia si sforzano di fare questo ma mh, però essendo molto radicate al territorio nazionale, al territorio, eh, al territorio che vivono, anche noi sul Gargano facciamo questo ehm, eh, a, 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 coltivando la, la relazione tra di noi, coltivando la relazione con il territorio e, e, e poi eh, siamo fortemente legati anche gli uni agli altri nelle varie, nelle varie comunità, magari la regia può mandare il sito delle comunità laudato si sì, ma poi siamo fortemente legati anche ecco questa è una campagna sull'alimentazione che stanno lanciando sull'alimentazione sostenibile anche nella scorsa puntata noi abbiamo visto nella scorsa stagione abbiamo visto quanto è importante eh, l'educazione alimentare quanto è importante eh, scegliere accuratamente i cibi non solo per la salute personale ma anche per la salute del pianeta. E poi, come dicevo, siamo legati anche al... Al movimento Laudato Si, che è un movimento mondiale eh, che ha il suo diciamo perno anche nell'America nell Latina, perché l'America Latina è stata la prima a la foresta amazzonica, la prima a svegliarsi, la prima a sentire in maniera ecco qui, eh, movimento Laudato Si, costruire il nostro movimento, no? E proprio anche questo è l'anno del giubileo, quindi siamo, siamo, siamo contenti di fare questo cammino e di condividerlo anche con chi ci ascolta, perché eh, è bello che siamo chiesa, tante volte queste cose non si sanno, non si conoscono, però è, è bello invece che, mh, avere uno spazio per poter dire queste cose. Vedete qui il movimento Laudato, sì dicevo, è mondiale, questo è il tema del tempo del creato, siamo ancora dentro al tempo del creato eh, che finirà con la festa di San Francesco e, mh, e quindi sperare e agire con la creazione, questo è il tema. Molto Noi bello. come eh, un gruppo di ragazzi qui a San Giovanni Rotondo ha aderito a questa rete delle comunità e ci diamo da fare stando attenti ai bisogni del territorio, quindi intercettando bisogni che possono essere eh, persone sole, persone che hanno bisogno di. Ehm, di aiuto per, per svolgere per esempio eh, le, le pratiche in ospedale, oppure, oppure bambini che non possono sono, hanno, vivono povertà educative di vario tipo, e quindi li aiutiamo nei compiti nel pomeriggio, ancora eh, siamo vicini eh, alla ai, senza tetto, ai senza fissa dimora che alloggiano che vivono, insomma, la stazione di Poggia, e quindi, quando possiamo, in rete, sempre in rete con un'associazione di poggia, che sono i fratelli della stazione, e ci rechiamo per, per aiutarli in qualche loro necessità, ma anche e soprattutto soltanto per passare del tempo con loro qualche, e condividere un poco, un poco del nostro tempo con, con il loro. E poi, niente, tutta la parte ambientale, il Gargano è bellissimo e quindi... Niente, lo valorizziamo, lo facciamo conoscere. C'è tanta gente che ci dice grazie a voi conosciamo sempre di più o un pochino meglio questo nostro territorio, perché non è scontato. Viviamo in un territorio bellissimo, come dice sempre un mio amico naturalista, abbiamo a nostra disposizione una PlayStation bellissima, ma tante volte pur di non aprire la scatola e leggere le istruzioni la lasciamo lì a rovinarsi. Ecco, noi siamo qui. Viviamo in un territorio bellissimo, lo dobbiamo conoscere sempre di più. Grazie eh. Manistella, sono davvero felice di avervi a bordo anche quest'anno, ne faremo delle belle, ne racconteremo di, di meravigliose, anche grazie. Grazie, 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 grazie a, a voi. voi grazie per ci ritroviamo. Io adesso per... rimetto a posto questa cucina in modo che bene, sia pronta a tornare da quell'altra parte della, della Puglia abbastanza presto. Ci risentiamo <ride> allora a stretto giro. Intanto, grazie. Va bene, grazie. Buon proseguimento grazie di giornata tante. a te, un caro abbraccio a tutta la comunità Laudato Sì di San Giovanni Rotondo. Io restituisco la linea alla grazie. regia. Noi ci ritroviamo tra pochissimo. Lo avevamo anticipato in apertura, oggi avremo parlato anche di eh, ghiacciai, di acqua sostanzialmente, lo faremo attraverso questo evento, la carovana dei ghiacciai. Uno una delle tante iniziative di Lega Ambiente e per parlare appunto di questa iniziativa abbiamo in videocollegamento con noi Vanda Bonardo, responsabile nazionale Alpi Lega Ambiente e presidente Cipra Italia. Cipra sta per Commissione internazionale per la protezione delle Alpi. Appunto, buongiorno Vanda, ben trovata. Buongiorno a voi. La carovana dei ghiacciai si è conclusa solo qualche giorno fa, quindi ti chiederei di eh, farci una riflessione a tema e di raccontarci com'è andata quest'anno. Intanto è una campagna internazionale, già dall'anno scorso noi siamo andati al di là dei nostri confini, siamo stati quest'anno in Francia e in Slovenia, in modo da avere un quadro pressoché completo della situazione. E sì, purtroppo le notizie non sono straordinariamente belle, anche se quest'anno un pochino meglio rispetto all'anno scorso perché le nevicate primaverili hanno costituito una sorta di coperta che ha protetto i ghiacciai. Però i risultati al momento non sono molto belli. È vero che la campagna scientifica si concluderà a fine ottobre, ma già posso dire che nonostante le grandi nevicate, i ghiacciai assolutamente non avanzano, ma anzi continuano il regresso. Vanda, la, la dico in maniera così un po'... Uh, provocatoria nel senso che mi spiego uh, probabilmente non abbiamo ancora uh, dati scientifici sufficienti per affermare con esattezza no, puntuale quali sono tutte le cause dei cambiamenti climatici ma che cambiamenti climatici siano in atto, quello sì, è un dato evidente. Ecco, la statistica che cosa ci sta raccontando in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni? Allora, io lo racconto anche un po' da insegnante di scienze quale sono stata. Cioè, eh, nei millenni passati ci sono state delle alternanze di momenti caldi con momenti più freddi, chiaramente momenti caldi dove c'era una regressione dei ghiacciai e momenti più freddi dove i ghiacciai avanzavano. E devo dire che all'università addirittura mi si diceva: ma negli anni ottanta è probabile che ci sia una nuova eh, glaciazione piccola glaciazione e invece no e invece no eh, a parte l'avanzata piccola negli anni 80 poi si è fatto sentire il caldo il caldo in conseguenza dell'immissione di gas climatici e noi abbiamo osservato un'accelerazione degli aumenti di temperatura ma anche degli effetti che vi dico che a volte lasciano la bocca aperta persino a noi che ci lavoriamo tutti i giorni Ecco quindi eh, con, con tutta evidenza il ragionamento che, che stai facendo ci vuole portare alla conclusione che la nostra incidenza, l'incidenza del fattore umano sul pianeta e sui cambiamenti climatici è abbastanza come dire no, eh, conseguenziale a questi, a questi cambiamenti. Cioè che la nostra, la nostra azione sul pianeta per il pianeta non passa inosservata, non passa indifferente. Siamo Co, quantomeno corresponsabili di questi cambiamenti climatici sì, 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 oramai il 99% degli scienziati de, che fanno capo all'IPCC ci conferma. Ma, ma non solo guardando i ghiacciai, guardando la temperatura, guardando cosa capita, agli oceani, cioè osservando tutta una serie di fattori. Quindi non c'è solo un tipo di esperto che dice questo, cioè tutti quanti confermano che c'è questo aumento di temperatura che è collegato all'aumento di anidride carbonica e l'anidride carbonica è aumentata perché noi abbiamo deciso di consumare tanta energia, energia attraverso le fonti fossili. A denunciare in maniera forte e decisa proprio eh, questo Stile di vita non corretto, possiamo, possiamo dirlo, è lo stesso Papa Francesco. E Papa Francesco. Eh, che non si stanca mai di ribadirlo, una del, dei leader mondiali, una delle voci autorevoli e più, eh, che più costantemente appunto si spende sull'argomento l'ha messo anche nero su bianco. Lo dicevamo qualche istante fa, prima con l'enciclica Laudato sì, poi con l'esortazione apostolica Laudate Deum, dove è andato giù proprio in maniera molto analitica ad affrontare il tema senza giri di parola, eh, senza gi troppi giri di parole ci ha chiesto. Ha chiesto tutti quanti noi un impegno più fattivo. Eh, in apertura con uh, l'economista e il professor Francesco Lenoce abbiamo anche parlato di quanto sia importante che la nostra economia da lineare diventi sempre più circolare. Eh, professoressa può bastare questo o dobbiamo fare ancora di più, ancora meglio? Beh, intanto devo dire che per noi eh, quanto è stato scritto da Papa Francesco è stato di grande aiuto, soprattutto l'ultima lettera di esortazione. Io mi sono ritrovata al mille per cento, perché è quella la strada da perseguire. E quindi noi dobbiamo, eh, ognuno di noi deve fare la propria parte, io dico sempre, perché eh, saremo un granellino, però i granellini formano le. le le spiagge, le, i banchi di sabbia. E quindi noi, ognuno di noi deve pensare che bisogna avere una, uno stile di vita più sobrio. Io non dico eh, privarci, ma non sprecare, non consumare esageratamente, in modo da ridurre il consumo di eh, materia e quindi tutto quel che c'è, ad esempio, rispetto all'economia circolare e soprattutto di energia. Dopodiché noi auspichiamo che le istituzioni facciano la loro parte, una parte tutt'altro che secondaria, perché ci devono dare gli indirizzi, ci devono dire che cosa fare e vedo che molto spesso le istituzioni sono piuttosto distanti da questi problemi. Eh, siamo siamo d'accordo, così come siamo d'accordo sul fatto che ognuno di noi debba fare la propria parte, è un refrain su cui siamo ritornati spesso anche durante la scorsa stagione perché... È vero che la nostra è una piccola parte, però abbiamo fatto spesso questa considerazione che vogliamo condividere anche con lei. Sul pianeta Terra ormai siamo 8 miliardi di persone che quotidianamente eh, fanno azioni che possono incidere in un modo o nell'altro bene o male sul pianeta e l'età media di ognuno di noi, l'età media della vita umana si è progressivamente molto allungata, per cui anche se piccola la nostra parte eh, può essere replicata quotidianamente per tanti anni, per cui l'incidenza delle azioni di ciascuno di noi mh, non è affatto secondaria, per cui valeva la pena ecco, ricordare l'importanza di queste scelte individuali che dobbiamo concretizzare ogni giorno, poi ovviamente anche gli enti e le istituzioni devono aiutarci in questo senso. Eh, ecco, le farei come ultima domanda proprio qual è la sua percezione eh, della... Uh, del cambiamento in atto proprio a livello fattivo, concreto, al di là dei proclami, dei manifesti e tante volte anche delle leggi, perché se non vengono attuate rimangono lettera morta. Secondo, te, secondo lei, chiedo scusa, qual è il polso della situazione al momento? Ma allora, il posto della situazione, come, come racconto attraverso i ghiacciai, eh, insomma, non, 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 non dice nulla, nulla di, di buono e di positivo, perché eh, ci stiamo, sì, si sta facendo qualcosa, ma ci stiamo muovendo troppo lentamente. I cambiamenti climatici, come dicevo prima, stanno andando sempre più velocemente e noi eh, siamo lenti, non riusciamo a star dietro a tutto questo. E lo dico sia rispetto a quelle che sono le buone pratiche che noi chiamiamo di mitigazione, cioè di riduzione dei gas serra, ma anche di adattamento, perché ad esempio gli eventi estremi stanno aumentando, cioè quegli eventi che eh, fanno sì che in poco tempo scenda tantissima acqua o che ci siano stagioni incredibilmente siccitose o, o venti tipo vaia e noi eh, nonostante ci siano dei piani nazionali non siamo ancora adeguati a contrastare i rischi che ahimè stanno aumentando quindi più veloci più attenti a questo e meno ad altre frivolezze e più concreti anche nel fare delle scelte a volte anche insomma poco coraggiose Molto bene, dottoressa Bonardo, noi siamo qui per, per questo, proprio per ricordarcelo, che dobbiamo essere più attenti e, e più eh, veloci, ecco, più pronti a, a fare la nostra parte. La ringraziamo per essere stata con noi stamattina, per averci restituito eh, il, il dato relativo ai ghiacciai, che sono una parte indispensabile dell'ecosistema. Spero di ritrovarla presto in collegamento con noi. Intanto le auguro buon proseguimento di giornata e buon lavoro. Grazie a voi. Grazie, grazie alla dottoressa Bonardo, responsabile nazionale Alpi-Lega Ambiente, per averci aiutato a fare il punto sulla situazione dei eh, ghiacciai con la carovana dei ghiacciai di Lega Ambiente. Noi ci fermiamo eh, ancora una volta per una pausa pubblicitaria, poi ritro ci ritroviamo insieme per l'ultima parte del programma. E' in questa prima ricchissima puntata della nuova stagione della regola della sostenibilità veramente ricca di tante anche voci autorevoli di ospiti illustri possiamo dire così Io ho il piacere e l'onore di condividere anche eh, ancora uno spazio in compagnia eh, di una esperta di turismo lei è la dottoressa Elisabetta del Soldato eh, coordinatrice del comitato scientifico di Simtur STTC poi magari eh, ce lo declinerà lei stessa intanto non indugio oltre per darle il benvenuto su Padre Pio TV alla regola della sostenibilità. Buongiorno dottoressa, bentrovata. Buongiorno a voi e grazie per questo invito su tematiche che mi stanno molto al cuore, quindi grazie. Grazie a te per la disponibilità. Nell'intervento precedente abbiamo avuto come dire, la possibilità di toccare con mano ancora una volta eh, quanto la situazione eh, ambientale sia particolarmente dedicata e di come anche le nostre piccole azioni non siano in realtà così piccole, ma siano importanti anche perché vengono ripetute quotidianamente su scala planetaria da 8 miliardi di persone, per cui il nostro modo di comportarci non è un fattore secondario rispetto agli impegni degli enti, delle istituzioni, dei governi. E tra, queste, eh, tra le nostre azioni c'è senza dubbio anche eh, le nostre esigenze legate al movimento, movimento che facciamo quotidianamente per andare al lavoro, ma anche quando ci spostiamo per andare. In viaggio, l'estate 2024 si sta concludendo, ma il turismo ormai è un fenomeno trasversale e eh, che va oltre la stagione estiva. Come possiamo fare, eh, dottoressa Del Soldato, per viverlo al meglio? Adesso. Ecco, oggi getteremo anche un po' una, una luce su quello che vogliamo fare insieme, sul percorso che vogliamo fare insieme, perché eh, alla regola della sostenibilità, con la dottoressa Elisabetta del Soldato, vogliamo provare a capire e a vivere la sostenibilità in giro per l'Italia. Lo faremo ecco, una tappa alla volta, ecco, in premessa, però. Ritorno alla domanda che le facevo, come possiamo fare per essere più sostenibili anche quando siamo in vacanza, dottoressa? Allora, eh, grazie Tony, perché si parte proprio da, eh, da quello che io penso sia alla base della regola della sostenibilità, ovvero assumerci proprio eh, in primis come in qualità di, di, di turisti, di viaggiatori. Eh, Diciamo la, eh, un po' quasi l'obbligo no? di, eh, di un cambio di paradigma e quindi eh, proprio andare noi a essere più responsabili quando, eh, quando viaggiamo. E come possiamo farlo? Possiamo farlo con tantissime mh, diciamo, attenzioni, innanzitutto scegliendo anche le, le nostre destinazioni. Eh, quando, quando viaggiamo, quindi possiamo scegliere per esempio anche, soprattutto dove sappiamo che essere eh, luoghi dove c'è tanta pressione turistica, per esempio possiamo andare a visitare questi luoghi eh, in, in, nella bassa stagione, no? quindi andare a individuare quei momenti in cui la pressione turistica non è, non è così forte. Se per altri motivi, per esempio, non riusciamo, eh, no, se le nostre vacanze sono obbligate nel mese di agosto, come purtroppo ancora spesso succede in Italia, eh, ecco, si possono scegliere, per esempio, degli orari che non siano i classici orari, eh, le 10 del mattino piuttosto che il mezzogiorno, ma magari eh, andiamo a visitare eh, determinate destinazioni fuori orario no? che può essere la sera piuttosto che se non addirittura eh, la notte. E, come dicevi Toni noi eh, ci siamo confrontati sul, sul percorso no? che eh, durante questi nostri minuti insieme possiamo, possiamo andare a sviluppare proprio per andare a parlare. Di un, turismo, uh, di un turismo sostenibile che abbiamo detto implica proprio una, una responsabilità in primis per noi, per noi viaggiatori. No? Poi sicuramente ci sono le istituzioni che dovranno fare eh, diciamo il loro dovere, mettere anche delle, in alcuni casi purtroppo mettere anche delle, eh, delle regole, però sicuramente anche noi con le, nostre, con le nostre scelte, come sta già accadendo, perché anche noi italiani stiamo sempre più... Eh, diventando attenti e eh, responsabili nei confronti eh, del, del turismo. Però hai, strada... centrato, hai, eh, centrato, eh, eh. hai centrato un punto importante perché secondo me tante volte, molti di noi sono ancora eh, turisti improvvisati, molte volte, quando non siamo. Consapevoli e preparati, ovviamente, eh, siamo, facciamo più danni, per dirla così simpaticamente. Eh, SimTur, che è ehm, l'associazione la, di professionisti della mo mobilità e del turismo sostenibile, da cui poi è nato il comitato scientifico STTC, STCC, ecco, si occupa proprio di questo. Lo trovo un impegno davvero. Uh, lodevole perché eh, mh, ecco, parlare di sostenibilità lo dicevamo anche uh, precedentemente è un tema trasversale che si applica un po' a tutti gli ambiti della uh, vita umana e che noi possiamo rendere qualcosa di concreto con uh, piccole azioni anche con le piccole azioni ehm, Sarà bello, tra l'altro, lo anticipavamo prima, perché con il tuo contributo e il contributo dei eh, tuoi eh, cari colleghi, faremo, ecco, prenderemo come si suol dire, due piccioni con una fava. Perché andremo a conoscere posti nuovi, magari per chi non li conosce, incantevoli, che hanno fatto anche della sostenibilità un valore aggiunto per le loro destinazioni. Sì, sì, assolutamente. L'idea è proprio quella di eh, parlare di sostenibilità, andare a vedere come eh, alcuni luoghi, in realtà, alcune destinazioni abbiano fatto proprio delle, de, delle scelte, proprio come comunità e magari applicando anche delle delle regole semplici, no? Quindi, anziché accettare magari prenotazioni per una sola notte alcune comunità hanno deciso di avere quello che noi in gergo chiamiamo il minimum stay, quindi il soggiorno minimo, a tre notti, no? quindi proprio per dare la possibilità eh, anche a dei piccoli borghi una gestione diciamo, più, eh, più proprio sostenibile, più ecologica eh, per, la, per le loro destinazioni. E, e questo lo faremo un po'. Andando in diverse parti dell'Italia, diciamo, dell ma non solo, eh, per esempio a Pisa c'è un progetto che si chiama Arte in Hotel, dove, dove vede la, diciamo, il coinvolgimento proprio dei giovani artisti, e quindi, qui, in questo caso, qua si parla di economia eh, sociale. E, sostenibilità sociale, perdonatemi, e quindi dare la possibilità mh, a dei giovani artisti di farsi conoscere anche eh, all'estero, no? perché negli alberghi eh, i viaggiatori spesso arrivano un po' da tutto il mondo e quindi la possibilità di dare a dei giovani artisti una visibilità maggiore no? e quindi allo stesso tempo però anche Continuare ad educare al bello. Noi in Italia abbiamo dei luoghi mh, fantastici che fanno sì, che eh, siamo tra i primi, una delle prime destinazioni al mondo, no? Eh, però io spesso penso che non dobbiamo soltanto fermarci a quello eh, che, che ci hanno lasciato, che abbiamo ereditato, no? da chi è arrivato prima di noi ma piuttosto che dobbiamo continuare a parlare di quello che sono le nostre peculiarità, le nostre caratteristiche le, le, la nostra creatività. Abbiamo abbiamo, creatività abbiamo abbiamo tanto da raccontare, ce lo dicevamo anche prima di andare in onda per cui sicuramente non ci mancheranno gli argomenti non ci mancheranno le destinazioni e sarà bello scoprire posti nuovi e un nuovo modo di approcciarci anche al turismo in questo viaggio sostenibile in giro per l'Italia che faremo grazie a te e ai colleghi di Simture e del comitato scientifico STCC parleremo eh, lo hai anticipato non solo di, di destinazioni sostenibili ma anche di arte e cultura che si lega con il turismo, parleremo anche di dieta mediterranea, per il momento ci fermiamo qua, speriamo di aver suscitato il giusto interesse nei nostri cari amici telespettatori, per cui Elisabetta solo per ora ti, ti, ti ringrazio e ti saluto, ma ci mettiamo subito al lavoro per arricchire appunto il nostro programma e per tornare a parlare di questi argomenti belli e importanti al più presto alla regola della sostenibilità. Grazie a voi, non vedo l'ora di condividere queste, queste storie, queste buone pratiche che spero siano davvero un po' di ispirazione per... Per tutti noi, perché poi siamo tutti viaggiatori, giusto, Tony? Esatto, esatto. Allora, prepariamo le valigie, dottoressa. Intanto ci fermiamo, ci fermiamo qui. Grazie ancora per essere stata con noi. Io restituisco la linea alla regia e auguro a tutti quanti voi buon proseguimento di giornata in compagnia di Padre Pio TV.